Dobre, Akadémia Kopernikańska to fizyka, astronomia, nauki ekonomiczne, ale również nauki prawne. Jest z nami dzisiaj profesor Fabrizio Giulimondi z Uniwersytetu Rzymskiego La Sapienza, który jest wybitnym włoskim specjalistą od prawa administracyjnego, między innymi. Będziemy dzisiaj rozmawiali o problemach prawnych, jakie dręczą współczesną Europę. Panie profesorze, Europa zmienia się właściwie cały czas, pojawiają się nowe problemy prawne. Jakie problemy prawne dzisiaj dotykają najczęściej Europę? Sì, in realtà i problemi giuridici dell'Europa nascono da una natura incerta dell'Unione Europea. Quella è la fonte, quella è l'origine. In realtà non si sa cosa sia esattamente l'Unione Europea, se è una confederazione di stati, se è uno stato federale, cosa che non è ovviamente, se è un'organizzazione internazionale sovranazionale come può essere l'ONU. È dotata di strumenti molto invasivi che entrano direttamente nelle vite dei cittadini di ogni paese. I regolamenti sono degli atti normativi che incidono direttamente sulle persone, sulle popolazioni, sulle persone giuridiche e direttamente nei territori degli stati. Questo determina dei problemi inevitabili di scontro fra la volontà di ogni Stato di mantenere la propria sovranità e la volontà dell'Unione Europea di avere una propria sovranità. Ora, queste forze centripete e centrifughe che si scontrano e che lottano fra di loro determinano e dico continueranno a determinare problemi di natura giuridica perché ognuno vuole affermare un proprio potere sull'altro e l'altro evita di farsi comandare dall'altro soggetto. Quindi gli stati nazionali cercano di resistere e l'Unione Europea cerca di assorbire il più possibile poteri e avocare a sé poteri che sono proprio degli stati nazionali. Qualcosa ne sa la Polonia su questo punto. Czy jest w takim razie możliwe zunifikowanie Europy pod względem prawnym w jeden organizm, czy każde z państw powinno zostać przy swoim własnym systemie prawnym? Ah, tecnicamente è assolutamente possibile, ci si è provato con la Costituzione europea, firmandola a Roma il 29 ottobre del 2004. Per unificare i sistemi giuridici e legali occorre avere innanzitutto una carta, una Grundnorm, una norma fondamentale che unisca tutti, che sia un faro, un riferimento di tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea. Ma abbiamo visto come andare a finire. Questa carta costituzionale firmata a Roma nel 2004, che doveva entrare in vigore nel novembre del 2006, sarà bocciata dai referendum che si sono celebrati in Francia e nei Paesi Bassi, in Olanda. Quindi non abbiamo una Costituzione. Non avendo una Costituzione, ad oggi parlare di un'unicità di diritto non è possibile. Ripeto, tecnicamente è possibile. Però nel momento in cui hai un unico diritto, un'unica giurisprudenza, uniche leggi, cominciamo a parlare di un vero e proprio Stato federale. E mi pare che questo non sia l'Unione Europea, anzi c'è un revival in qualche maniera. Molti Stati non desiderano essere sottoposti a delle norme europee, ma tendono il più possibile ad affermare il proprio sistema giudiziario, il proprio sistema giuridico, le proprie costituzioni, che mantengono di conseguenza una propria autonomia, una propria sovranità nazionale. Jakiego typu w takim razie problemy prawne będą dotykały Europę w przyszłości? Ma credo che quanto detto sino ad ora da me continuerà, perché questa ambivalenza, questa natura centaura, confusa dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea crea inevitabilmente dei problemi di rapporti, di relazioni fra l'Unione Europea e i singoli stati nazionali. Ripeto, mi pare che si stia anche accentuando questo, anche grazie a paesi come la Polonia, e mi auguro, come l'Italia con il nuovo governo, che
stati e ordinamenti che tendono il più possibile a fermare il proprio sistema. In realtà io credo che se non si tornerà alla vecchia concezione della comunità europea, cioè non a un'Unione Europea politica che vuole sostituirsi, surrogarsi agli stati, ma a una comunità economica e commerciale che rimuova il più possibile restrizioni e limiti all'economia, al commercio e ai rapporti fra gli stati membri dell'Unione Europea, ma non vada oltre, cioè non vada ad entrare negli affari interni degli stati, perché mi pare che con la scusa del rule of law, dello state of law, quindi dello stato, con la scusa del grimaldello, dello stato di diritto, l'Unione Europea stia cercando il più possibile di entrare nelle legislazioni, di entrare anche nei dettagli della vita delle popolazioni dei singoli stati. Quindi credo che se andrà avanti così, cioè con un'Unione Europea che vuole surrogarsi agli stati, i problemi giuridici e legali continueranno. Se invece si tornerà indietro anche prima di Maastricht, al periodo antecedente a Maastricht, e quindi a un'Unione Europea non politica ma economica e commerciale, i problemi giuridici, politici, di rapporti fra stati si andranno sempre di più a ridimensionare. In cui è parto Zero Smove. Grazie.